Ciao a tutti! Oggi sono qui un po' alla Lana del Rey e volevo appunto parlarvi dei miei preferiti del mese di ottobre che si è appena concluso più o meno. Io lo sto girando che oggi è il 31. Comunque sia, iniziamo con la prima domanda: canzoni del mese. Intanto, prima che me lo chiedete, sulle labbra ho Love Bite della Kylie Cosmetics, così tanto per dire. La prima canzone è In the Name of Love di Martin Garrix e Bebe Rexha. Approvata. L'altra è delle Little Mix e è nuova, in realtà è uscita tipo da meno di una settimana e si chiama Shout Out to My Ex. E di questa dovete vedere il video perché sono bellissime loro, cioè sono proprio belle. Un'altra che mi piace tanto è di un artista che in realtà non mi è mai piaciuto più di tanto e voi me lo chiedete sempre se mi piace e sto parlando di Ariana Grande, però questa canzone mi piace un sacco e è Side to Side insieme a Nicki Minaj, che invece io stramo. Vabbè, ma mi sembra giusto che io mentre registro un video mi si scarica la batteria. Comunque, dicevamo, la canzone mi ha fatto sentire anche il pezzo di Nicki Minaj, che è bellissimo. Un'altra, che ero un po' indecisa se farvela sentire o no, però mi piace troppo, quindi ve la faccio sentire, è di Alessio Bernabei e si chiama Io e te uguale la soluzione. A un metro da qui, a un metro da io e te la soluzione. Queste quindi erano le quattro canzoni, sì. Comunque avete letto i titoli ogni volta che ve le dicevo. Poi passiamo alla prossima domanda, film barra telefilm del mese. In realtà questo mese ho visto due film che mi sono piaciuti tantissimo. Uno è Pets, vita da animali, una cosa del genere. Comunque è un cartone perché alla fine è cartonato, però è troppo carino, vi giuro. Cioè, se non avete niente da fare un pomeriggio, vi consiglio di vederlo perché è proprio carino. E l'altro film è Bad Moms, che è stupendo. Cioè, raga, io sono andata a vedere al cinema con mia madre e mio padre. Cioè, si stavano ammazzando le risate. Commedia americana, super americanata, eccetera, però è troppo bello. Al contrario di altri film magari americani, sai, le commedie fanno ridere, eccetera, però ti fa anche riflettere su molte cose, quindi è proprio bello. Cioè, se avete un po' di tempo, dovete assolutamente vedere questi film. Per quanto riguarda le serie TV, sono fortunatamente riniziate quasi tutte. Manca in realtà Orange e Teen Wolf, di quelle che seguo io naturalmente. Però ho riniziato a vedere American Horror Story e in tipo 2 settimane mi sono finita la seconda e la terza stagione, perché ero rimasta la seconda, ma proprio, cioè, ho visto tipo le prime 2 puntate perché mi stavo proprio cacciando in mano. Però devo dire che andando avanti non è poi così tanto paurosa come invece pensavo. Ci sono alcune scene che ti mettono un po' così, però secondo me è proprio fatto bene, mi piace un sacco come registrano le scene, bellissime. La terza, che ho finito stamattina, tipo una cosa del genere, mi è piaciuta più di tutte, forse perché era tema streghe. E ricollegandomi a questa cosa delle streghe, vorrei iniziare la serie che si chiama Salem, che aveva detto Kevin, che saluto in uno dei suoi snap. Mi sono troppo incuriosita, quindi devo andare a vedere un attimo. Mentre per quanto riguarda The Vampire Diaries è riniziato, siamo già in realtà quasi alla terza puntata e mi piace
da morire. Purtroppo è l'ultima stagione, quindi ahimè è andata così, però è proprio bello. Non mi è piaciuto il fatto che stiano storpiando un po' l'idea di sirena, però comunque sia, per chi lo vede sicuramente avrà capito, altrimenti io non ho detto niente. E poi vabbè, ci sta Once Upon a Time, che ormai è iniziata già da un po', è la prima che è iniziata, e siamo già alla sesta puntata, e quello, cioè, io penso la serie della mia vita. Se non avete mai visto una di queste serie, ve le stra consiglio. Profumo del mese è questo qui di Kiko, che mi sono ricreduta un sacco, perché forse adesso è inverno e i profumi durano un po' di più, e questo qua lo sto amando da morire. Si chiama Sahara Sun ed è, penso, lo possiate ancora trovare, non lo so. Comunque, questo profumo buonissimo. Secondo me sa tipo di sandalo, qualcosa del genere. Poi, le scarpe del mese sono queste Converse qui, che non so sinceramente come si chiama il modello, credo platform o qualcosa. Comunque, sono queste. Ora, aspettate che io ho una fettona, proprio con questa scarpa sembra ancora più fettona. Comunque, la scarpa è questa qui, è una Converse bianca e questa qui ha tutto il platform degradé, dal bianco al grigio, anzi dal grigio scuro al bianco, meglio. E questa qui io la adoro, la adoro. E adesso che si sono un po' più ammorbidite, che prima era un po' un casino, camminavo tipo alla Frankenstein, sono proprio belle, 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 belle. Per quanto riguarda il prodotto beauty del mese, questo mese ce n'ho da far vedere in botto. Parto da questi due che sono per la skincare, uno scrub e una crema. Allora, lo scrub l'ho preso a Londra, però si può trovare anche qua, penso. È della St. Ives, è al nocciolo d'albicocca, è oil free, quindi io ho una pelle mista, e questa è proprio, cioè, la meraviglia, a parte il profumo che è qualcosa di spaziale, però è proprio buono e questo qui è per la pelle sensibile. Avendola mista, io tendo molto spesso ad arrossarmi, soprattutto in faccia, sul collo, tipo se mi tocco. Allora, io mi gratto qua adesso, voi vedrete che si andrà subito ad arrossare, cioè, mo tra un po' facciamo prova del 9. Comunque, questa qua è perfetta. Ah, è perfetta, io l'adoro. E se non ricordo male, l'ho pagata tipo sulle 10 sterline, qualcosa del genere. Tanto notare che quasi diventa Bordeaux, stesso colore dei capelli. E la crema è la crema eterea di Neve Cosmetics. Io la sto adorando, infatti ne ho due. Ne ho questa aperta e ne ho un'altra nuova. La sto usando tantissimo. Allora, uno perché è proprio per pelli miste. E secondo perché la uso molto spesso prima del fondotinta o della BB cream o quello che sto usando, perché si asciuga subito e ha un odore, cioè, pazzesco, è proprio dolce come odore. Ma questo è proprio buono, sa tipo di crema alla vaniglia, non lo so, buonissima. E se avete la pelle mista prendete questa, altrimenti sul sito ci dovrebbe stare una crema di queste per ogni pelle. E questa qua sono 50 ml, ma vi dura un casino di tempo proprio. Ho da farvi vedere 4 prodotti. Partiamo da quello per il viso, che è un po' zozzigno, però è questo illuminante di Mulac, che è lo 06 Eros. E è proprio classico colore da illuminante, con lo champagne, ed è quello che ho anche adesso. Figo, eh? Il bello di questo è che è modulabile, quindi, cioè, se ne volete tipo poco, magari effetto giorno, potete metterne poco. E se ne volete invece di più, abbonda, 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 vi è tipo una cosa tanta de luce. Bellissimo questo qua, vi giuro, è proprio bello, 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 bello. Poi vi faccio vedere quest'altra cosa per il viso, che in realtà sono due, ma è lo stesso prodotto, e è il correttore Born This Way della Too Faced. Ne ho prese due perché io uso queste due colorazioni per sotto le occhiaie, perché io solitamente, anche tipo se ho dei brufolini sparsi per la faccia, non tendo mai a mettere il correttore, che sia in crema, che sia liquido, in qualsiasi forma, ma passo semplicemente il fondotinta, perché fortunatamente si riescono a coprire col fondotinta. Però altrimenti questi qua sarebbero perfetti, perché sono cremosi al punto giusto, cioè io li amo follemente. E uno è il light medium e il light. Come vedete, il light medium, che è questo qui, è
è leggermente più aranciato, quindi io lo metto proprio sotto l'occhiaia, mentre quest'altro lo vado a mettere ancora più sotto per illuminare. Poi una cosa per le labbra è questa nuova tinta di Kiko che dovrebbe uscire i primi di novembre, quindi se vi piace, se vi interessa, potete trovarla in negozio. Questa qui è la numero 123 ed è questo colore bellissimo. Quando vi ho fatto dei mini video su Snap, tutti mi avevano chiesto qual era ed è appunto questo colore qui che è favoloso. Sono appunto quelle nuove che non so se andranno a sostituire quelle vecchie o rimarranno permanenti, però provatene almeno una perché sono favolose. E ultima cosa, tutti gli ombretti Makeup Geek che mi sono arrivati, comprese anche i blush e le terre, ve le metto tra i preferiti perché sono spaziali. Cioè, vi giuro, io mi ci sto truccando tutti i giorni perché hanno un range di colori molto ampio. E se vi ricordate, se mi seguite su Instagram o Instagram Stories, vi avevo chiesto se conoscevate comunque un sito, negozio che vendesse le palette magnetiche, queste qua, e le ho prese da Wycon alla fine perché erano quelle sinceramente che venivano di meno, venivano tipo 7 euro, queste qua grandi, e quindi ce le ho messi tutti qua. Questi sono gli ombretti, ci ho infilato naturalmente anche il blush, le terre, e vi faccio vedere questi ombretti che sono i duochrome. Sono bellissimi, vi giuro. A parte qua che ci ho dato un'unghiata, non potete capire quanto ho pianto. Uno dei miei colori preferiti. Per il resto io sto amando, infatti li ho raggruppati tutti qua. Questi qua molto autunnali, sui toni appunto caldi, bordeaux, marroni, dorati. Sono bellissimi. Mentre di qua ci sono gli ombretti normali. Questi qui, matte e perlati, spaziali. Se avete la possibilità e volete provare un po' di ombretti buoni, seri, come si deve, questi sono il top. Poi, la prossima domanda è cover del mese e l'ho messa su come sempre per farvela vedere ed è questa qui, super glitterosa, che mi ha mandato Sweet Cover Deco, che è una ragazza davvero gentile e carina. Oddio, io intanto mi sono sparpagliato sulla fatto, che è questa cover naturalmente in abbinanza, come direbbe Gnappetta. Oggi sono tutta rosa, non so se vedete un confettino. Poi abbiamo la foto del mese, che in realtà è quella che ho fatto appena sono andata a fare i capelli, quindi sabato, oggi è lunedì, sono passati tipo 2 giorni, ma è questa foto qui, pink, non lo so, mi piace un sacco come sono venuta, non ci posso fare niente. Io non mi faccio di solito le foto di profilo, non perché non mi piaccia il mio profilo, ma per il fatto che ho gli occhiali, cioè, sono tipo senza occhi, però questa mi piace abbastanza, quindi ve la metto tra i preferiti. Per quanto riguarda gli eventi del mese, vi dico subito che i primi di ottobre, non ricordo sinceramente se era il 2 o il 3, comunque ho iniziato scuola, il quarto anno aggiuntivo, specialistica, come lo vogliate chiamare. Poi il 5 ottobre ho fatto l'esame di patente, che purtroppo ormai sapete tutti com'è andato. Il 5 ho fatto l'esame e infatti ho fatto 5 errori, ma vabbè, tra un po' lo devo rifare, quindi pregate per me. Poi il 7, l'8 e il 9, che erano venerdì, sabato e domenica, sono andata ad Amsterdam e moltissime non lo sapevano, infatti quando hanno visto le foto su Instagram non sapevano, sono rimaste tipo scioccate, però è stato davvero un bel viaggio perché sono andata insieme alla famiglia di Valentina e ci siamo divertite tantissimo, a parte che abbiamo girato da sole, quindi è come se fossimo andate da sole, però Amsterdam è proprio una bella città. Il 15 c'è stato il concerto di Alessandra Amoroso e moltissime di voi mi hanno fermata, siete state troppo carine. Il 16 sono andata all'evento di Kiko Euroma 2, anche lì ho incontrato un sacco di voi. Il 26 sono andata a farmi le unghiette nuove, che per chi mi segue su Snap l'avrà già vista, altrimenti, insomma, eccole, più o meno, non si vede bene. Comunque queste due sono bianche con l'effetto marmo. Il 29 sono andata a fare i capelli nuovi e poi basta, cioè oggi è 31 e Halloween, che vedevo di. Ultima domanda, l'applicazione del mese e vi voglio consigliare questa applicazione che è stata una scoperta. E l'applicazione si chiama Xtrib o Xtribe, non so come si pronunci. Comunque, questa applicazione qua sopra, eccola qua, a parte lo sfondo della sirenetta, non so se riuscite a leggere. Ed è un'applicazione troppo carina di compravendita. Quindi, praticamente, come funziona? Voi impostate la vostra zona, o comunque se avete attivato il coso, quello per trovare la posizione, ecco, ve lo trova da sola e vi dice intorno alla vostra zona. Adesso io metto una zona a caso, tipo andiamo a Rieti.
Ok, dove trovate questo simboletto, vedete col pallino verde, se andate ad allargare vi dirà che c'è una persona, un venditore che sta vedendo qualcosa. Altrimenti c'è la sezione vetrina qua sotto dove trovate tutte le cose, queste sono le cose più interessanti, poi potete andare in tutte le varie città, io ad esempio abito a Roma, quindi andate a Roma e trovate tutte le cose. E la categoria in cui si divide è prodotti e servizi. Quindi i prodotti possono essere io che vendo un telefono, io che vendo un paio di scarpe, e i servizi invece possono essere tipo questo qua che vi leggo se a caso. Diventa pilota per un giorno, tipo quei pacchetti che si fanno spa, però diventa pilota, ok? Poi riparazione iPhone, epilazione, lavaggi interni per auto, lezione di pop, cioè tutte queste cose sono fighissime. Poi potete creare il vostro profilo, mettere voi gli annunci, insomma. È un po' un misto tra varie applicazioni che già esistono, però secondo me è fatta proprio bene. Qui c'è appunto la sezione vendi e la sezione attività dove avete tutti i messaggi magari che vi siete scambiati con il venditore o con le persone che sono interessate alla cosa che state vendendo o al servizio. Quindi c'è questo rapporto acquirente-compratore, insomma, fighissimo. Quindi io vi straconsiglio questa applicazione che trovate. Penso che sia per Samsung che per iPhone. Detto questo, il video è terminato. Io spero tanto vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto se avete qualche canzone da consigliarmi, qualche prodotto beauty, se avete mai provato le cose che invece vi ho fatto vedere. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un mega bacione. Ciao!